vorrei complimentare con lei per il modo in cui sta conducendo questo nostro dottorato. Questa giornata secondo me è anche la prova di una innovazione importante, che è quella di coinvolgere gli studenti nelle nostre decisioni, cose che io nella mia direzione non ho mai fatto, proprio con me, ma insomma credo che sia una novità importante. E oggi vorrei farvi vedere brevemente alcuni aspetti delle cose che abbiamo fatto, non tanto per fare il punto sulla situazione, perché ci vorrebbe molto più tempo, ma insomma per avere un'idea anche per comunicarlo agli studenti di dottorato che sono qui, un po' diciamo il taglio che noi abbiamo cercato di dare a questo dottorato, un taglio che noi abbiamo dato durante la mia direzione e che credo sia condiviso da Dina. Però vorrei prima fare alcune osservazioni su quello che io intendo debba essere un dottorato di ricerca in progettazione. Dottorato di ricerca in progettazione, quindi non un dottorato qualsiasi. Un dottorato che ha molte specificità. Altri dottorati in altre discipline hanno un centro disciplinare molto chiaro, un centro istituzionale consolidato. Si sa che cos'è un dottorato in matematica, in fisica. Si sa molto meno, secondo me, che cos'è un dottorato in progettazione. Qual è l'oggetto di un dottorato in progettazione? Il progetto, il metodo, la ricerca critica sui progetti effettuati da architetti contemporanei. Ecco, su questo c'è molta incertezza e è naturale che lo sia, che ci sia questa incertezza. Noi ci interessiamo tutti di progettazione, quindi è chiaro che il dottorato in progettazione si interessa di progetto, questo non c'è dubbio. Ma che cos'è il progetto? Su questo, secondo me, c'è molto da discutere. È naturale che ci siano differenze e divergenze sulle finalità di un dottorato in progettazione, perché ci sono divergenze su che cosa facciamo, sul mestiere che noi facciamo. Che cos'è che noi facciamo? Progetti. Noi facciamo mestieri molto diversi, siamo tutti architetti e tutti progettisti, però facciamo mestieri molto diversi l'uno dall'altro. Per questo io mi sento in dovere, diciamo, di esporre brevemente il mio punto di vista, di che cosa ci occupiamo, di che cosa ci dobbiamo occupare. Ecco, io credo che come progettisti noi ci occupiamo di forma, non di altro, di forma. La nostra specificità è occuparci di forma. Ma di forma si interessano molte altre discipline, la storia, la filosofia, i santi. Interessano di voi, gli artisti. Ecco, io credo che l'accezione, la definizione che noi dovremmo dare di forma è quella di una specie di strato superficiale dal quale sottendono molti altri strati, un sostrato, una struttura che è l'essenza delle cose delle quali ci dobbiamo occupare, struttura della quale la forma è la sintesi, la forma è una sintesi per noi. Quindi noi attraverso la forma dobbiamo vedere, siamo chiamati a vedere e a studiare cose che non vediamo. Questa è la nostra specificità. Adesso senza offendere i santi, anche il santo si interessa di forma, ma quello è un mestiere dove l'uso, la consuetudine con la forma si apprende attraverso il fare. Molti architetti sostengono che la didattica dell'architettura si possa fare così, attraverso il fatto del mestiere, quindi si fa un progetto, si fa un altro progetto e alla fine si stratifica una conoscenza che è fatta attraverso esperienze successive. Io credo che noi dovremmo elaborare una teoria e una conoscenza razionale e trasmissibile. Ecco, la cosa della quale noi ci dovremmo occupare è l'aspetto razionale e trasmissibile della forma. È chiaro che la forma è uno strumento di conoscenza, ma è anche il risultato di quello che facciamo. Noi siamo chiamati a produrre una nuova sintesi, e una nuova sintesi formale, la quale sintesi non può che essere estetica e quindi non può che essere personale, individuale.
e è l'aspetto meno trasmissibile, l'aspetto che veramente si apprende attraverso i mestieri. C'è una parte della progettazione che non può che essere appresa attraverso la consuetudine di fare, ma c'è quest'altra parte invece che è razionale e trasmissibile, che è secondo me l'essenza, il corpo di quello che noi dobbiamo fare, e credo che questo sia il compito di un dottorato in progettazione: non produrre evidentemente progetti, ragionare sulla lettura, l'interpretazione, l'esegesi del testo. Ecco, un paragone che si potrebbe fare, scusate, ecco, una considerazione che si potrebbe fare, dicevo, a proposito della scientificità: qual è l'aspetto scientifico del nostro mestiere, qual è il, appunto, l'aspetto razionale e trasmissibile. Noi adesso vi faccio vedere un po' quello che abbiamo fatto, soprattutto nel dottorato che ho diretto io, ma anche poi un po' nel dottorato successivo. Noi abbiamo cominciato proprio da qui, anzi uno degli aspetti importanti delle nostre comunicazioni agli studenti ha riguardato l'aspetto scientifico del nostro mestiere, del mestiere di architetto, della cui importanza mi sono reso conto facendo parte, fatto parte per anni della commissione di Ateneo per i dottorati, e quindi mi sono confrontato con direttori di dottorato, esperti comunque di dottorato di diverse discipline, e mi sono reso conto come la nostra situazione fosse del tutto anomala. Quello che ci si aspetta dalla sapienza è dottorati che riguardano discipline che producono, prima lo diceva Dina, che producono reddito, che sono utili anche dal punto di vista economico, in un'accezione forse meno ampia di come la vediamo noi, e però comunque noi ci confrontiamo con, dice, dottorati in fisica, dottorati in matematica, dottorati che riguardano scienze dure, con le quali noi forse abbiamo poco a che fare, e credo che questo sia assolutamente legittimo. Però esistono altri dottorati, per esempio i dottorati, non so, di letteratura, adesso non mi ricordo se esiste proprio un dottorato di letteratura, insomma è una disciplina che noi consideriamo affine, se non altro perché c'è un certo parallelismo di problemi. Ecco, in letteratura, la ricerca in letteratura non produce storie, non produce poesie o romanzi, produce interpretazioni di testi, produce l'analisi sulla struttura del romanzo, non la produzione del romanzo, sulla composizione della poesia. È un'esegesi di testi dei quali si cerca, si indaga la struttura e il significato. Io credo che noi dovremmo fare un po' questo. Noi abbiamo invitato diversi colleghi a comunicare al dottorato il proprio punto di vista su questo tema, e devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso dal constatare che alcuni sono assolutamente convinti che l'architettura non abbia nulla scientifico, nemmeno come conoscenza, ma sia arte tu pure, posizione assolutamente legittima secondo me, ma se noi pensiamo questo, forse all'interno della sapienza, con i parametri che la sapienza ha fissato per la validazione di dottorati, per gli accreditamenti eccetera, queste piccole tragedie che Dina conosce bene, che poi ogni anno io ci sono passato e lei ci passa, diciamo, continuamente, ecco, queste cose si confrontano con invece un'accezione del dottorato di tipo molto diverso. Allora, se noi pensiamo che l'architettura sia solo arte, quindi sia solo una comunicazione di interpretazioni soggettive della realtà, facciamo una allegria, facciamo una cosa diversa dal dottorato,
anche perché la sapienza non ci accetterebbe. Quindi è un problema oggettivo, questo del nucleo scientifico, razionale e comunicabile della nostra disciplina. Io vorrei fare un esempio per cominciare. Del lavoro che abbiamo fatto con i dottorandi. Comincio da questo, uno studio su Louis Kahn, perché secondo me è abbastanza significativo. Su Kahn è stato detto quasi tutto, quindi sembrava che cominciare a studiare Kahn fosse così un esercizio assolutamente inutile su un campo. Perché Kahn è stato studiato dal punto di vista essenzialmente storico, senza considerare l'aspetto, a mio avviso, disciplinare da architetti, di che cosa Kahn può veramente insegnare dal punto di vista del metodo della progettazione. Tant'è che la prima intenzione, al primo anno di questa studentessa Elisabetta Barizza, che si è interessata a lungo il tema di Kahn, tant'è che la prima intenzione è stata di cercare di capire non che cosa Kahn abbia preso da Roma, su quale tema sono stati scritti fiumi di inchiostro, sono stati versati fiumi di inchiostro, e è un tema da storico. Come si è formato Kahn? Che cosa Kahn ha preso dalla materia che poi ha elaborato? Naturalmente ha preso la Roma mitizzata, le cose che sappiamo. Invece il tema di questo inizio, di questo incipit di ricerca, è stato che cosa Kahn ha dato a Roma. È una cosa molto diversa, è un tema progettuale. Che cosa gli architetti romani hanno preso da Kahn? Perché abbastanza stranamente ci siamo resi conto che Kahn ha avuto un successo straordinario soprattutto in Italia e in alcune altre parti del mondo, non per esempio negli Stati Uniti, dove la letteratura compare molto meno. E allora perché c'è stato questo interesse? È stata organizzata insieme alla collega Falzetti, che ha lavorato nel primo periodo di questa ricerca su Kahn, un evento nell'Aula Magna di Valle Giulia. Poi ci siamo resi conto che praticamente tutti gli architetti romani degli anni 70 sono stati influenzati di più e di meno da Louis Kahn, perché abbiamo invitato gli architetti che si sa hanno prodotto progetti legati all'esperienza di Kahn, ma gli altri che non abbiamo invitato ci hanno chiesto perché non sono stati invitati quando anche loro avevano una consuetudine con questo tema che ci tenete a affrontare. Allora, sempre ragionando dal punto di vista progettuale, Elisabetta Barizza si è chiesta come mai ci fosse questo interesse degli architetti romani e di alcune altre piccole parti del mondo, per esempio gli architetti indiani, cioè. E ha indagato, credo, da progettista, proprio questo esempio proprio perché è un tema di per sé apparentemente storico, che invece può essere affrontato con gli strumenti della progettazione. Che cosa lega Kahn a Roma dal punto di vista del progetto, della produzione di progetti concreti? E questo aspetto mitizzato un po', no, dell'insegnante Paul Klee, che è stato questo insegnante di formazione in Beaux-Arts di Kahn, che è stato sempre citato probabilmente da autori che non hanno letto le lezioni di Klee. Elisabetta pazientemente è andata in Pennsylvania, a Penn University, a Filadelfia, e si è studiata le lezioni di Klee, pazientemente, messo insieme gli articoli, ha visto qual era l'ambiente nel quale Kahn si era formato, e ha scoperto una cosa che avevamo un po' intuito, ma andava scientificamente verificata.
e cioè che esiste una circolarità evidente di esperienze che partono dall'Italia, dalla Francia, dall'Europa, e che partono dalla nozione di organismo, che è una nozione che era vigente nel periodo in cui Keynes si è formato, era assolutamente operante nel periodo nella scuola di Filadelfia, dove Kahneman ha ricevuto l'educazione da architetto, e è stata applicata attraverso delle definizioni che sono quelle note, form, shape, eccetera, e che coincidono per larga parte con le definizioni di scuole, di pensieri, di correnti di interpretazione dell'architettura che venivano portate avanti in Italia. Cito, perché la conosco meglio, insomma, la scuola muratoriana, con la quale ovviamente Kahn non ha avuto nessun rapporto, né muratori ha mai pensato a un interesse per Louis Kahn, ma di fatto questa nozione di organismo era una nozione che attraverso canali sotterranei, ma non misteriosi, canali che possono essere scoperti, era una nozione che riaffiorava nel corso della formazione di Kahn e della produzione di Kahn. Questo è stato molto interessante perché il libro che ha prodotto successivamente, La forma tangibile, era un libro nuovo, dedicato al progetto, originale, perché risaliva all'origine delle cose. Qual era l'origine della novità di Kahn? È un libro assolutamente di progettazione che ha destato molto interesse. Poi Elisabetta ha preso, cioè dottorata, come si dice qui. Da noi non l'abbiamo potuta tenere qui perché non ci sono corsi di, questo è un problema, corsi di post-dottorato, e naturalmente altri si sono interessati molto alla cosa che aveva prodotto, dal lavoro che aveva fatto, Botta in particolare, quindi è andata a Mendrisio. Questo è anche, direi, un insegnamento utile per i nostri dottorandi, no? Perché si pensa che quelle carriere si fanno solo con le raccomandazioni, eccetera. Elisabetta non aveva nessuna raccomandazione, ma la raccomandazione era la qualità del lavoro che ha fatto. Tradotto anche poi in inglese dalla Routledge, che è una casa editrice importante. E cito anche questo esempio perché si conclude provvisoriamente in questi giorni. Lei ha curato una mostra su Louis Kahn che ha avuto molto successo, in crisi ha avuto anche, diciamo, un successo di critica, e quindi c'è una bella mostra assolutamente straordinaria, cioè, che deriva da una ricerca fatta qui. Elisabetta ovviamente poi ha consultato la prima casa di loro, certo, e ha prodotto, diciamo, materiale assolutamente originale, ma l'impostazione di metodo è un'impostazione che viene da questo dottorato e credo che sia un'impostazione nuova, perché è un'impostazione progettuale. Questo per dire che un tema apparentemente storico, critico, è in realtà un tema progettuale. Quindi la specificità del dottorato, che questo credo sia un po' il tema del dibattito di questi giorni, non dipende dai tempi, dipende dal metodo che viene. E così per altri dottorati, ne cito uno quasi opposto come scala, come tema, che è quello di Antonio Francoreale, che invece ha fatto una tesi su un tema legato al titolo di questo dottorato, materia e materiale, quindi legato alla costruzione, al passaggio della materia la sostanza, di tipo diverso, l'interpretazione alla cognizione di che cosa significa materia, l'attitudine alla trasformazione edilizia, quindi materiale. E lui ha affrontato un tema secondo me molto attuale e forse nuovo dal punto di vista così del generale dell'interpretazione delle esegesi dei testi, che è quello della interpretazione di che cosa significa contemporaneo della trasformazione materia e materiale. Tutto quello che è ritenuto contemporaneo oggi in realtà non è un'architettura internazionale, è un'architettura che appartiene a una tradizione, quello dimostra, molto chiara, una linea elastico-linea che passa poi attraverso l'interpretazione delle strutture elastiche, leggere, trasparenti, portanti e non chiudenti, e
Parallelamente a questo si è sviluppata in Europa un'architettura invece muraria, non muraria nel senso che impiega muratura, nel senso che impiega strutture organiche, strutture importanti e equivalenti allo stesso tempo. Un'architettura che non è stata considerata moderna, a partire da Hitchcock, che diceva come si fa una struttura moderna, deve essere seriale, deve essere leggera, trasparente, ripetitiva, eccetera. A fronte di questo lui ha indagato, diciamo, la produzione contemporanea europea, ha scoperto per esempio che in Spagna, in Portogallo, nei paesi bellici, c'è una nicchia abbastanza estesa peraltro di ricerca sull'architettura plastica, plastico-muraria, in calcestruzzo armato a faccia vista, che è un aspetto, diciamo, diverso della modernità, che forse tutti conosciamo, ma il fatto che venga raccolto, vengono raccolti questi esempi, vengono messi insieme e venga data una spiegazione teorica, venga, diciamo, collocata, vengono collocate queste esperienze nel grande flusso delle esperienze della cultura moderna contemporanea. Secondo me questa è una cosa molto importante. Lui ha organizzato una serie di conferenze invitando gli architetti più interessanti che hanno lavorato in questo campo. E credo che sia anche questo un ciclo che si è concluso in maniera, insomma, virtuosa. E di queste esperienze ne potrei citare molte altre. Noi poi, adesso vi faccio vedere un po' brevemente il lavoro che abbiamo fatto. Naturalmente abbiamo organizzato anche noi come docenza cicli di conferenze su questo tema, sulla costruzione. Per esempio invitando Coretti e la sua scuola a fare delle lezioni. Coretti ha fatto una bellissima lezione, credo che dovrebbe essere pubblicata la registrazione di questa. Lui è stato un grande esegeta delle opere di architettura, veramente. Certo, vista dal punto di vista dell'ingegneria, ma sicuramente non parlava, come spesso si fa, delle storie degli architetti oppure della storia delle opere, ma parlava delle opere. Quindi. E su questo tema abbiamo svolto, qui abbiamo messo soltanto alcune locandine che ho ritrovato, insomma, ne abbiamo fatte molte altre, di conferenze su questo tema. C'è stato questo ciclo, appunto, diciamo, portato avanti da Coretti, dagli allievi di Coretti. Peraltro, nella prossima sessione di laurea ci sarà un altro lavoro su questo filone, che è quello di Silvia Loisio, che ha studiato la plasticità, il carattere plastico dell'architettura centroamericana, la plasticità tropicale. Sono architetti molto interessanti, poco noti in Italia, che hanno prodotto, diciamo, sullo spirito della costruzione mediterranea, plastico muraria, quindi le volte sottili, le superfici in calcestruzzo importanti e equivalenti allo stesso tempo, che ha sviluppato questo filone che secondo me è molto interessante. E poi, come vedete qui, non so se si vede la freccia, cicli per esempio sul costruito e sull'eredità storica, anche questo è un tema straordinario per il progetto, no? Il patrimonio architettonico considerato come oggetto di conservazione nel futuro, è una cosa che non ci appartiene, no? Qui in questa scuola anche i docenti di restauro sono convinti che il restauro sia un progetto, che sia una trasformazione, quindi noi per primi dovremmo essere certi di questo. Per esempio c'è stato l'intervento di Vincenzo Latina, che come è noto ha operato sul patrimonio archeologico ma da architetto, con rispetto a quello che esiste, ma non con un atteggiamento, non so se c'è qualche archeologo qui, insomma, io non ce l'ho con questa disciplina, ma insomma non è possibile che l'archeologia venga ritenuta uno strumento scientifico come se fosse, diciamo, una disciplina da laboratorio, per cui lo scavo è uno scavo scientifico destinato alla conoscenza. Più si scava e più si conosce, finché non si arriva al centro della terra.
che è un po' quello che si è fatto per parecchio tempo con gli scavi archeologici a Roma, con risultati terribili, perché quello che si fa non è soltanto scavare per conoscere, si trasforma un pezzo di città. E questa è una cosa fondamentale che adesso anche l'archeologia lentamente sta capendo. E anche su questo è un tema che potrebbe essere un tema di tutela, un tema di conoscenza, un tema di letteratura specifica sull'archeologia, per noi può essere un tema di progettazione. E poi le conferenze di Riccardo Dalla Negra, non credo che sia piuttosto conosciuta l'opera di Dalla Negra, che interviene come restauratore, che interviene da architetto e così via. Faccio vedere rapidamente un po' i cicli di conferenze che abbiamo organizzato. Rapporto con, diciamo, la produzione internazionale, un aspetto molto importante. Io credo che noi, Dina, dovremmo spingere molto su questo aspetto, sull'internazionalizzazione, non solo perché la Sapienza adesso, diciamo, eroga fondi soprattutto per progetti che hanno carattere internazionale, ma perché fa parte ormai della formazione del dottorando, del rapporto con altre realtà, e questo rapporto si può avere attraverso le conferenze, eccetera. Ma poi soprattutto, secondo me, attraverso, diciamo, il rapporto diretto con istituzioni parallele, istituzioni straniere, attraverso workshop, attraverso cicli di conferenze o di lezioni da parte di professori stranieri, scambi. Questo è un esempio di alcune conferenze che abbiamo organizzato sull'architettura venezuelana, Chicago, eccetera, soprattutto con, per un certo periodo, con l'Iran e gli stati medio orientali, quando la cosa era un po' più facile. Ecco, questi sono due cicli di lezioni, credo, molto interessanti, perlomeno i nostri dottorandi li hanno considerate molto interessanti. Una di Le Gen, che ha fatto un ciclo di lezioni sulla modernità e su un certo tipo di modernità, una modernità informale, come la chiamava lui, che è molto diverso dal centro dei nostri interessi. Questa dimostrazione di come il nostro dottorato ha sì, diciamo, una specificità e, se vogliamo, una missione. Io credo che questo debba esserci sempre in dottorato, un taglio critico, una scelta operativa su quello che noi dobbiamo fare, ma anche una grande apertura. Per cui questo ciclo di lezioni, che è molto diverso, diciamo, dagli insegnamenti che noi davamo ai nostri dottorandi, è un insegnamento, che è un ciclo che è stato molto utile proprio perché ha fatto vedere, ha proposto agli studenti una realtà molto diversa da quella che conosceva. È lo stesso Michelangelo Sabatino, che adesso è diventato il preside della facoltà di architettura di Chicago, che allora era un docente di storia dell'architettura, che ha fatto lo stesso un ciclo di lezioni molto interessanti, e molti altri che abbiamo organizzato. Abbiamo invitato un certo numero di progettisti stranieri, anche questa è stata un'esperienza molto interessante. Sono due conferenze che ha organizzato Paolo Perdotti, molto interessanti, di Kolloff e di Schwarz, e poi un certo numero di lezioni teoriche, Urbiano, Cataldi, eccetera. Le faccio vedere rapidamente perché credo di... non so quanto tempo ancora, Dina, quanto... Sì. Cerco d'ora di concludere abbastanza rapidamente. Esperienze di architetti italiani, giovani e meno giovani, Cucinella, Antonello Monaco, che allora era un forestiero, che stava ancora a Reggio Calabria, adesso parte del nostro dottorato, Vincenzo Ladina, Carlo Moggio, cioè. Conferenze sulla produzione internazionale, le pubblicazioni. Ecco, questo secondo me è un tema sul quale bisogna riflettere bene, perché io e Ladina sappiamo bene quanto
le duplicazioni siano importanti nelle valutazioni del dottorato, è un aspetto pratico ma fondamentale nella vita di questo dottorato. Noi ogni anno veniamo valutati e veniamo accreditati per proseguire l'insegnamento nel dottorato, e quindi la vita del dottorato dipende da questo. Una componente fondamentale sono le pubblicazioni che naturalmente devono essere qualificate, c'è un procedimento che voi conoscete per l'Angur, per il ranking delle diverse pubblicazioni che va rispettato, quindi questo è un aspetto molto importante. Devo dire che per molti anni il nostro dottorato è stato tra quelli che hanno prodotto di più, anche rispetto ai dottorati scientifici, considerati più scientifici del nostro, e però poi i criteri di valutazione, su questo io ho discusso molto, bisogna discutere, i criteri di valutazione che adotta l'Angur rispetto agli accreditamenti dei dottorati è basato su criteri che possono anche non essere condivisi, che significa scientificità per una pubblicazione, una pubblicazione scientifica o meno, per esempio se ha alcuni parametri e viene pubblicata da alcune case editrici, se è all'interno di un ranking che viene stabilito dall'Angur, per cui un libro è venuto fuori questo, cioè, questa è un'esperienza, è una paginetta di vita vissuta. Una pubblicazione, non so, di 300 pagine curata da un bravo dottorante, il quale ha lavorato 3 anni su questa cosa e alla fine ha pubblicato prodotto una pubblicazione magari in lingua inglese, vale meno di un articolo di, sentite bene, 41 autori, ma non sto dicendo, non è un articolo, io ho cercato un articolo scientifico, non mi ricordo se era geologia, di 41 autori, che valeva di più ognuno delle pubblicazioni, che è un paradosso, quindi direi che questo è un aspetto che noi dobbiamo curare dal punto di vista della sostanza, perché dobbiamo produrre buoni libri, buoni articoli, ma anche forse dal punto di vista della forma, su questo c'è forse una piccola battaglia da fare. Comunque noi adesso stiamo facendo anche uno sforzo per pubblicare con editori stranieri, io faccio parte del comitato scientifico della Spring, che è una casa editrice che adesso ha collane di architettura, e quindi speriamo che la produzione, la nostra produzione, migliori anche da questo punto di vista in futuro. I workshop, ecco, il workshop secondo me è, diciamo, uno degli aspetti importanti della didattica del dottorato, è il momento nel quale diciamo, le elaborazioni teoriche vengono messe tutte insieme, precipitano e non producono secondo me un progetto, ma producono, diciamo, una verifica. Quindi quello che noi abbiamo fatto è sempre stato organizzare non workshop di progettazione, ma workshop sulla progettazione. È una tradizione che non parte da me, questo dottorato è stato fondato da Benedetto Todaro, vedete questo workshop sull'abitare, che era in realtà un ciclo di lezioni, ma insomma era un'anticipazione di quello che è stato fatto dopo, e che ha visto secondo me l'organizzazione di workshop molto interessanti. Questo per esempio fatto con l'Università di Quebec City sulla città della politica è stato particolarmente interessante e fertile anche dal punto di vista degli esiti successivi al workshop. Abbiamo scoperto che c'erano delle affinità di problemi fra Roma, a diversa scala ovviamente, tra Roma e Quebec City, avevamo lo stesso problema di istituzioni politiche isolate dal contesto sociale, no? Dal punto di vista anche politico, sappiamo tutti come la politica progressivamente si stia isolando dalla vita reale in Italia come nel Quebec, e a questo corrisponde una rappresentazione esemplare, no? Dell'architettura. L'architettura della politica è separata l'architettura reale, contraddizione evidentissima a Roma, dove i palazzi delle istituzioni politiche sono nel centro storico della capitale, eppure sono completamente isolati.
E lo stesso avviene per il Parlamento di Quebec, il Quebec non è un vero Parlamento, ma loro lo considerano un Parlamento perché i Quebecois si considerano uno Stato separato, uno Stato con una propria cultura, una propria politica, eccetera. Aveva lo stesso problema, un problema di isolamento progressivo, addirittura dal tessuto storico, per cui questo Parlamento è stato progressivamente isolato dalle demolizioni e si è formato, come a Roma, così a Quebec City, una città della Roma. Quindi questo è stato un tema molto interessante che ha prodotto non direttamente dei progetti, ma sicuramente appunto degli studi che applicavano dei metodi, e questa esperienza continua ancora oggi attraverso scambi di docenti, eccetera. E adesso la faccio breve dal workshop che abbiamo organizzato con molti. Molto interessante è stato anche questo, secondo me, della progettazione, e qui sì, è stato uno dei pochi progetti che abbiamo fatto. A Milano dell'area dell'Expo, dell'Expo dopo Expo, quindi abbiamo però proposto un progetto che derivava, come nella tradizione del nostro dottorato, da una lettura dei processi formativi, e secondo me è venuto poi un progetto molto, molto interessante. E così via, un workshop sul Pontedera organizzato da Lannini su un'area dismessa della Pontedera, la città della Piaggia, aree sono per larga parte state abbandonate, anche le aree del centro di Pontedera, come l'area delle scuole, e anche questo è stato un corso molto interessante che ha proposto anche delle soluzioni, ma delle soluzioni che partivano, diciamo, dal processo formativo. E così in Messico, Tlaque Pacque, un'area della cosiddetta città informale. E così recentemente un workshop a Porto, dove abbiamo studiato il processo formativo della città, ci siamo resi conto, anche con Paolo Perbotti, con altri colleghi, con dottorandi ovviamente, di come il nostro metodo sia interessante e nuovo, anche per ambiti nei quali la morfologia urbana viene molto studiata. Il processo, lo studio del processo formativo, così come lo abbiamo condotto noi, era comunque considerato un'esperienza originale anche in un workshop che era dedicato alla morfologia urbana. Parlo di morfologia urbana perché poi su questo vorrei fare un brevissimo ragionamento. Ecco, mi sono riportati poi i temi del nostro dottorato, quindi sono ancora. È ancora la vecchia versione, ma insomma anche nella versione più aggiornata i temi sono più o meno gli stessi, e vedete qui gli ultimi due, la teoria e pratica del progetto urbano, che poi in qualche modo si è trasformata in un curriculum particolare, il curriculum di morfologia urbana, sul quale vorrei dire qualche cosa, e poi strumenti di valutazione per la sostenibilità finanziaria, economica, ambientale e sociale del progetto urbano, che è estremo poche parole, e che è, diciamo, secondo me, una risorsa per il nostro dottorato. Non è una disciplina parallela. Io ho sempre insistito su questo. Noi, come progettisti, dobbiamo vedere qualunque delle discipline che collaborano al progetto dal punto di vista dei progettisti. Quindi estimo, non è, a mio avviso, semplicemente la valutazione del progetto o la valutazione del costruito. È uno strumento di progetto, è l'aspetto economico del progetto che interviene prima che il progetto venga concluso, non dopo, non come valutazione. È un po' come le strutture per la parte ingegneristica, la struttura non interviene dopo col calcolo dell'ingegnere, la struttura fa parte con lo studio sui materiali, come sulla scelta della materia, fa parte dell'invenzione, dell'idea di progetto. E su questo poi ne parlerà credo Murano. Sono stati organizzati cicli di lezione, conferenze, credo con la partecipazione molto interessata, anche non solo da parte degli studenti che frequentavano il curriculum di Estimo, ma da tutti gli studenti del curriculum di progettazione e di architettura. Oh, problema della morfologia urbana. Io credo che in questa visione, diciamo, generale della,
dottorato come strumento di formazione scientifica, lo studio sulla forma della città abbia un ruolo molto importante, proprio perché è uno degli aspetti, non il solo ovviamente, ma è uno degli aspetti razionali e trasmissibili della nostra disciplina. E quindi io ho un po' insistito su questo, i colleghi sono stati d'accordo, sull'istituire un curriculum specifico di morfologia urbana, sul quale io credo che forse in queste due giornate si potrebbe ragionare un attimo, perché voi avete visto, non so, lo studio su Canna è stato uno studio in fondo di morfologia urbana, con i metodi della morfologia urbana, senza che però l'ambito, diciamo, di ricerca fosse quello dei caratteri morfologici. Era uno studio da progettisti su un tema di progettazione, non un tema di morfologia. La morfologia è intervenuta in maniera, non so come dire, naturale, faceva parte dei metodi, delle letture, dell'interpretazione, dei processi formativi, dell'idea che Kant si è fatta sulla tradizione, sull'archeologia, eccetera. Quindi non era un tema specifico all'interno di un curriculum di morfologia. E però, diciamo, questo aspetto, diciamo, della disciplina ci è sembrato molto interessante perché parallelamente c'erano, diciamo, ambiti nei quali i nostri dottorati potevano lavorare. Questa, per esempio, questa locandina si riferisce a una delle prime conferenze, le prime giornate di studio che abbiamo organizzato sulla morfologia urbana, ne abbiamo organizzate molte altre con un'istituzione, un'associazione alla quale molti di noi sono legati, che è l'ISUF, l'International Seminar on Urban Forum. Seminar non è seminario, come qualche collega qualche volta ha detto, seminario in inglese workshop, seminar è un ambito di studio. E abbiamo organizzato, questo è un prodotto di questo dottorato, il convegno ISUF 2015, che credo che sia il più importante convegno che l'ISUF abbia organizzato nella sua ventennale storia. È stato organizzato da docenti di questo dottorato, hanno partecipato moltissimi docenti del dottorato, ma anche poi al di fuori del dottorato, e credo che sia stata un'esperienza molto positiva e anche una dimostrazione dell'importanza della morfologia urbana dal punto di vista della formazione dei progettisti. Sono stati prodotti gli atti, due libri di 800 pagine l'uno, nel quale hanno pubblicato molti dei nostri dottorandi. È stato organizzato poi nel 2017 un altro convegno ISUF che aveva come tema Learning from Rome, imparare da Roma, e anche qui sono stati pubblicati, stanno per essere pubblicati gli atti. C'è una rivista di morfologia urbana, una Urban Forum Plus Design, sulla quale pubblicano anche i nostri dottorandi. Quindi questo per dire, per dimostrare che esistono due ricerche in corso importanti, una ricerca europea sull'insegnamento della morfologia urbana, un'altra ricerca con un grant dell'ISUF sulla comparazione tra i tessuti di Nanjing e di Roma, una cosa molto interessante perché riguarda il rapporto anche con la sociologia, con la politica, perché riguarda la differenza della formazione dell'idea di lotto nei due diversi contesti culturali. Abbiamo scoperto che i nostri metodi in Cina non funzionano per il semplice fatto che non esistono i lotti, non esiste la proprietà privata, e questa è una cosa molto importante e interessante, cioè come si sono sviluppati, come si sono aggiornati i tessuti su queste diverse nozioni, diverse accezioni di proprietà, proprietà privata che permane in Italia, anzi il diritto romano estremizza, no? La proprietà privata, il proprietario del lotto è proprietario dal centro della terra a Bimo, a Decelum, mi pare che si dicesse in latino, in altri contesti non è così, in Cina ancora adesso non esiste la proprietà privata, quindi facciamo questo lavoro di studio al quale contribuiscono i nostri dottorandi. Sono stati organizzati, per concludere, un ciclo di lezioni organizzato dal Draco sul tema della morfologia urbana.
alla quale hanno partecipato studiosi internazionali e poi colleghi di questo dottorato che si interessano più direttamente al tema. Allora, per concludere, io vorrei proporre, diciamo, un ragionamento sul futuro di questo curriculum morfologia urbana, che io ho proposto per primo, ma sul quale vorrei, a questo punto, dopo un paio d'anni, mi sembra, di esperienza, riflettere. Perché le cose che sono uscite, diciamo, dalla collaborazione con la disciplina di morfologia urbana, a mio avviso sono molto interessanti. Posso dire forse tra le più interessanti che sono state prodotte, perlomeno quelle che avevano maggiore attinenza con l'aspetto verificabile della disciplina. E però non sono nate in un contesto di un curriculum di morfologia urbana. Il curriculum si chiama architettura. Allora credo che forse dovremmo riflettere un attimo su questo, su come forse i nostri curriculum debbano essere curriculum sintetici e come questa esperienza, che è stato questo esperimento che è stato positivo, abbia degli aspetti positivi e degli aspetti problematici. Sicuramente ha avuto un aspetto positivo perché ha fatto capire agli studenti, ma anche a noi, abbiamo riflettuto, sull'utilità della morfologia urbana, che cosa significa lo studio dei processi formativi, di tessuti, edifici, del territorio, a volte, sul progetto, in che modo influisca, in che modo possa essere. E questo credo che sia stato dimostrato abbastanza bene. C'è un altro aspetto però che, diciamo, necessita secondo me di riflessione, è quello che questo tipo, diciamo, di posizione, il definire e perimetrare chiaramente l'ambito di studio, l'ambito di pertinenza, diciamo così, anche dal punto di vista accademico, della morfologia urbana, crea qualche problema, crea una separazione, una specificità che forse può essere interpretata come diciamo separazione. La morfologia urbana è una cosa, architettura è un'altra. Questo è scritto sul nostro programma, sul nostro statuto. C'è poi un altro aspetto, che è un aspetto più legato al mondo accademico, l'anno scorso, due anni fa, sono stati, evidentemente hanno partecipato alle nostre prove d'ammissione molti dottorandi in morfologia urbana brillanti, e secondo me forse un numero eccessivo, diciamo, di dottorandi si sono dedicati alla morfologia, addirittura 4 su 6. E nell'ultima sessione invece di prove d'ammissione 0, che è evidentemente, diciamo, uno. 3 hanno partecipato e uno è stato ammesso. E uno è stato ammesso. Quindi c'è anche, diciamo, comunque una diversità, diciamo, nella. Allora io non lo so, penso che forse potremmo riflettere su questo. Non sul fare un passo indietro non si fa mai, non è possibile, è passato il tempo, è un'espressione credo dovunque infelice. Noi abbiamo fatto un'esperienza che è stata positiva. Forse si potrebbe discutere, lo propongo, non ho una soluzione, come strumento di riflessione, sul fatto che questo esperimento sia stata una rivoluzione, ma non una rivoluzione dal punto di vista degli architetti, una cosa completamente, una rivoluzione in senso astronomico, un giro di 360 gradi, dove siamo ritornati al punto di partenza, ma il tempo è passato, l'esperienza è passata, ci sono delle tracce, dei segni e dei cambiamenti provocati da queste esperienze. Quindi mentre non bisognerei mai di percorrere una cosa del genere per i corsi di laurea, dove l'insegnamento di morfologia urbana secondo me è un ruolo fondamentale ormai in tutte le scuole europee, grazie a Dio anche un po' adesso in questa scuola, ma in una scuola di dottorato, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei numeri, è vero che io non pensavo che non
sono ammesso nessuno, anche un solo diciamo, studente del dottorando del curriculum di morfologia urbana non giustifica per esempio i corsi, evidentemente, per cui questi corsi li abbiamo organizzati insieme all'ECUM, insieme al corso di morfologia urbana, non si può organizzare un corso per un solo studente, mentre è possibile organizzare. I cicli attivi sono sempre tre. Quindi noi dobbiamo pensare che siccome noi non ripetiamo sempre le stesse lezioni, è chiaro, diciamo, che dovremmo guardare non esclusivamente alla partecipazione del primo anno, ma dei tre cicli attivi. Quindi noi di fatto in questo momento abbiamo, avendo attivato 2 anni fa il curriculum, abbiamo 5 dottorandi, i quali però al secondo anno spesso tradizionalmente non frequentano, cioè, voglio dire, io ho fatto un corso di morfologia urbana, una studentessa ha frequentato tutto l'anno, mi ha mandato anche una lettera di rallegramenti perché ha imparato molto, è stata molto contenta, eccetera, però era un però voglio dire, adesso questo non è, non è il problema. Il problema è che secondo me anche dal punto di vista della massa critica, il numero degli studenti, un conto organizzare un 5x4-5 studenti, un conto per 20 studenti. 20 studenti possiamo organizzare dei cicli nei quali gli studenti di progettazione imparano, ma anche da estimo, come da morfologia urbana, e gli studenti di morfologia urbana frequentano. Quindi un'idea potrebbe essere, ma dal punto di vista, comunque è un tema sul quale bisognerebbe riflettere, ma un'idea potrebbe essere rifondere i due curriculum, per esempio con un curriculum che è architettura e morfologia urbana, progettazione e studi sulla forma, non lo so, insomma, ecco, che potrebbe essere secondo me un'idea sulla quale discutere, per ritornare, diciamo, all'idea che la morfologia fa parte di una sintesi, non è una disciplina isolata, è una disciplina di progettazione. Grazie.